Al semaforo di una grande città, tutti i giorni si sedeva un bambino a chiedere l'elemosina. Era un bambino povero che viveva fuori città, ma un giorno accadde qualcosa. Dal testo alle immagini. È stato trasformato in cortometraggio Il cagnolino e il bambino, racconto scritto da Giuseppe Buttò e contenuto nel suo libro Peppe, un bimbo e le sue storie, pubblicato dalla casa editrice Chimeric. A realizzare il video, disponibile su YouTube e del quale lo stesso Giuseppe, 12 anni compiuti lo scorso 26 agosto, è protagonista insieme al cagnolino Willy, la graphic art cinema di Davide Benedetto. L'adattamento e la sceneggiatura del corto, al quale hanno preso parte anche Antonella Mollica, Emanuele ed Alessandra Paratore, sono stati invece curati da Concettina Mollica, mamma del giovanissimo scrittore ed attore. L'idea è venuta a tutte e due assieme. Da quando lui ha scritto il libro abbiamo avuto sempre questa idea di fare cortometraggio, perché magari abbiamo pensato che molti bambini il libro non lo hanno comprato. Allora ci piaceva che lo vedevano tutti. Io spero che molti bambini, vedendo questo cortometraggio, capiscono che non si devono fidare degli estranei, specialmente. È un'emozione felice, molto allegro sono stato, perché io faccio anche recitazione, un corso di teatro, è già da 6 anni che lo faccio, e quindi sono stato molto felice a fare io, diciamo, l'attore principale insieme al cagnolino a recitarlo. Cosa sta succedendo qui dentro? Mi faccia entrare.